Mario Balotelli, patrimonio. Quanto possiede il calciatore? Mario Balotelli è stato uno degli attaccanti più talentuosi e discussi del calcio italiano negli ultimi anni. Conosciuto per il suo talento straordinario, Balotelli non è mai riuscito a esprimere appieno il suo potenziale, a causa di comportamenti spesso controversi sia dentro che fuori dal campo. Questo articolo esplora il patrimonio accumulato dall'ex attaccante di Inter e Milan nel corso della sua carriera. Nel corso degli anni, Mario Balotelli ha giocato in alcuni dei club più prestigiosi al mondo, tra cui Inter, Milan, Manchester City e Liverpool. Sebbene il suo valore di mercato abbia raggiunto un massimo di circa 30 milioni di euro, è poi sceso drasticamente a meno di 2 milioni durante la sua militanza in Turchia. Questo calo riflette una carriera che non ha mai realmente decollato dopo un inizio promettente. Nonostante le difficoltà, Balotelli ha ricevuto stipendi considerevoli, incrementando il suo patrimonio grazie a contratti con club e vittorie importanti. Ha guadagnato inizialmente 1,5 milioni di euro con l'Inter, cifra che è aumentata a 4,5 milioni con il Manchester City e il Milan, e poi a 6 milioni durante la sua unica stagione al Liverpool. Dopo un declino nei guadagni, con 1,5 milioni al Brescia e 0,4 milioni al Monza, ha visto un aumento significativo a 5 milioni annui con l'Adana Demirspor in Turchia. Oltre ai salari, Balotelli ha guadagnato dai contratti di sponsorizzazione, come quello con Puma, che gli ha fruttato 5,8 milioni all'anno nei primi anni di carriera. Complessivamente, ha accumulato più di 60 milioni di euro in stipendi, rendendolo uno dei calciatori italiani più ricchi. Mario Balotelli è nato a Palermo il 12 agosto 1990 e ha iniziato la sua carriera all'Inter, dove era visto come una futura stella della nazionale italiana. Dopo un breve periodo a Lumezzane, Balotelli è entrato nell'Inter nel 2007-2008 sotto la guida di Roberto Mancini. Le sue prime prestazioni entusiasmanti furono oscurate da atteggiamenti discutibili che avrebbero marcato negativamente la sua carriera. Dopo aver vinto il triplete con l'Inter nel 2010, Balotelli si trasferì al Manchester City, dove vinse la Premier League nella sua prima stagione. Tuttavia, i problemi comportamentali limitarono il suo impatto e, nel gennaio 2013, lasciò l'Inghilterra. Al Milan, Balotelli mostrò inizialmente una rinascita, segnando 12 gol in 13 partite e portando la squadra in Champions League. Dopo una breve parentesi al Liverpool, dove deluse le aspettative, Balotelli tornò al Milan e poi iniziò a girare tra Nizza, Olympique Marsiglia e Brescia. Il suo ultimo grande tentativo in carriera fu con il Liverpool, ma dopo questa esperienza Balotelli passò a squadre meno prestigiose, come Monza e infine Adana Demirspor in Turchia. Dopo una stagione con il Sion in Svizzera, nel settembre 2023, tornò in Turchia con l'Adana Demirspor. La carriera di Mario Balotelli è stata segnata da un grande talento e altrettanto grandi controversie. Nonostante le difficoltà, Balotelli ha accumulato un notevole patrimonio grazie ai suoi ingaggi e alle sponsorizzazioni. Invitiamo a riflettere su come le scelte personali possono influenzare una carriera promettente e a condividere le vostre opinioni nei commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.